Questa è la nostra ricetta di cucina per preparare il risotto con le erbe, ovviamente con i nostri ingredienti e la nostra preparazione. Cominciamo ovviamente con i primi per 4 persone. Ingredienti: riso grammi 300, bietole grammi 200, 2 uova grandi rallevate a terra, mezza cipolla, 50 grammi di burro, circa un litro di brodo, vino bianco quanto basta, parmigiano che sia già stato grattugiato, sale e pepe quanto basta o secondo il gusto dei commensali. Preparazione: ricetta di cucina risotto con le erbe. Iniziate la ricetta di cucina prendendola una pentola di buone dimensioni e ci fate rosolare il burro e insieme anche la cipolla tritata finemente. Fate appassire quindi e appena fatto mettete il riso e fatelo tostare per circa 3 minuti. Fatto questo dovrete quindi mettere le verdure lavate e tagliate finemente. Fatto questo quindi salate e pepate se ritenete il caso e quindi aggiungete un po' di vino bianco, un mezzo bicchiere. Fate quindi evaporare, triate sul risotto con il brodo bollente. Aspettate che sia pronto e quindi spengete il fuoco e procedete ad amalgamare con le uova che siano state prima sbattute con 4 cucchiai di formaggio. Non vi rimane da fare altro che rimestare bene il tutto e servire con il parmigiano degli ingredienti. Ovviamente come sempre buon appetito a tutti voi. Alternativa: se gradite potete anche fare la stessa ricetta usando le verdure già lessate e quindi tritate. Alcune ci mettono anche il succo di un limone nelle ove sbattute, non ci sta male. Difficoltà media. Tempo di preparazione 15 minuti. Tempo di cottura complessivo circa 10 minuti.